Buongiorno, sono Vincenzo Baghiri di Planetic Italia e oggi sono con la professoressa Giuseppina Uva del Politecnico di Bari. Buongiorno Giuse. Buongiorno Vincenzo, grazie, grazie a te per questa occasione. Grazie. Allora, oggi siamo perché vi vogliamo introdurre ad un progetto sul monitoraggio da satellite delle infrastrutture, in particolare dei ponti, che stiamo portando avanti insieme al Politecnico di Bari, quindi alla collega, alla professoressa Uva, che rientra all'interno del bando di parti, quindi è finanziato con una borsa di studio del bando di parti. A questo punto chiedo alla professoressa Uva di darci qualche informazione in più sui contenuti tecnici del progetto di ricerca. Sì, grazie. Questo progetto di ricerca noi lo stiamo proponendo insieme a Planetec Italia, con cui siamo da diverso tempo in realtà collaborando nell'ambito del Politecnico di Bari e nell'ambito in particolar modo delle ricerche sui ponti. Ci teniamo particolarmente pertanto a questa collaborazione, il cui oggetto è, come ha detto Vincenzo, la sicurezza, l'obiettivo finale è la sicurezza di ponti di viadotto esistenti. In particolar modo intendiamo sviluppare un approccio, uno strumento innovativo per il monitoraggio continuo, la sorveglianza e il controllo anche il controllo e la valutazione dei ponti esistenti, che sappiamo un po' tutti dalle notizie di cronaca essere un problema estremamente rilevante oggi nel nostro paese. Ci sono stati diversi eventi disastrosi, alcuni sono più noti, altri meno noti, ma comunque molto diffusi sul territorio e impattano moltissimo sulla perdita delle vite umane, ma anche moltissimo sulla funzionalità delle reti stradali. Con l'occasione di questa collaborazione, il progetto che proponiamo vuole mettere in evidenza e sviluppare il ruolo degli strumenti digitali e dell'utilizzo di dati di tipo satellitare, geospaziale, anche integrate con altre tipologie di dati nell'ambito di queste tipologie di valutazioni, che sono abbastanza onerose perché vengono gestite sul campo con ispezioni lunghe su un grandissimo quantitativo di opere. La sfida che ci proponiamo è quella di fornire ai gestori delle reti stradali e criticità che sono i ponti e i viadotti, uno strumento agile, automatico, che sfrutti la disponibilità dei dati o di dati open source di tipo geospaziale e di dati di tipo satellitare ad alta risoluzione, ma poi ce ne dirà qualche cosa in più Vincenzo, i quali possono essere molto preziosi in questo tipo di operazioni perché consentono di identificare e di fare degli scenari di predizione di rischio di vario tipo, di natura strutturale, di natura idrogeologica e anche con riferimento ai dati di traffico. Noi con l'occasione di questa attività di ricerca che si svolgerà nell'arco di 18 mesi, partiremo pian piano dallo studio e approfondimento di queste tematiche per poi portare ad un prototipo di strumento che ha come obiettivo quello di poter essere un supporto operativo e decisionale per la classificazione del rischio di ponti e viadotti. E questo si inquadra molto bene in quella che l'attuale panorama anche normativo italiano, perché esistono delle linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che sono proprio finalizzate alla classificazione del rischio dei ponti esistenti e dei ponti e dei viadotti esistenti, alla valutazione della loro sicurezza e al loro monitoraggio continuo. E tutti i gestori nel futuro dovranno applicare queste linee guida e l'elaborazione di strumenti che sfruttino i dati digitali che sono molto agevoli e snelli da gestire rispetto a operazioni di ispezione diretta, sia visiva che strumentale, possono quindi rendere molto più efficiente questo tipo di operazioni. Aggiungo che queste tipologie di dati si integreranno poi con i rilievi effettuati tramite droni e attraverso tecniche di elaborazione delle diverse tipologie di dati ai fini di una implementazione all'interno di algoritmi che richiederanno poi il supporto della modellazione strutturale. Perfetto. Allora, sì, come Planetec noi siamo una società aerospaziale che ha sede a Bari ed Atene e occupiamo circa 100 persone. E già da diversi anni abbiamo una collaborazione con il Politecnico su questi temi. Abbiamo già sviluppato partnership con dottorati di ricerca, contratti, diciamo, ricercatori. Quindi stiamo lavorando insieme per mettere in piedi dei servizi operativi di monitoraggio delle infrastrutture che possono poi essere utilizzati da
le pubbliche amministrazioni, dai gestori delle infrastrutture, per poter avere uno strumento operativo per poter gestire queste infrastrutture e valutare anche il rischio da eventi che possono verificarsi lungo le infrastrutture, che possono impattare sull'infrastruttura. Questi servizi rientrano in una famiglia di servizi Reticus, che sono servizi standardizzati che noi eroghiamo a livello internazionale per il monitoraggio dell'ambiente, del territorio e degli asset. Nell'ambito di questi abbiamo un servizio che si chiama proprio Reticus Safeway, quindi proprio dedicato alle strade, che già ad oggi è utilizzato da diversi utenti per monitorare le infrastrutture, in particolare anche i ponti. Quindi il tema è di particolare interesse, e quindi quando con il Politecnico abbiamo deciso di portare avanti ulteriormente questa iniziativa rispetto agli altri già che avevamo in corso, era proprio perché è finalizzata a un'attività core per l'azienda che offre questi servizi a livello commerciale. Ma a questo punto diamo qualche informazione in più ai ragazzi su come poter partecipare a questo bando e candidarsi a ricevere la borsa. Per partecipare è molto semplice. Il bando è presente sul sito del Politecnico di Bari nella sezione assegni di ricerca, ma lo troverete anche pubblicizzato sul sito dell'azienda Planetech. Il candidato deve presentare una domanda seguendo la modulistica che è presente, che è in allegato al bando, cioè una domanda da compilare e allegare il curriculum vitae e gli eventuali titoli e pubblicazioni presenti. La valutazione si svolge quindi in una prima fase con la valutazione dei titoli, in particolar modo il diploma di laurea è anche oggetto di valutazione, una seconda fase che è dedicata invece a una prova orale, il colloquio nel quale viene valutata un po' in generale l'attitudine alla ricerca e con un focus più specifico per il settore scientifico disciplinare nel quale è bandito questo assegno di ricerca, che è il settore disciplinare ICAR 09 di tecnica delle costruzioni, quindi un po' le competenze che riguardano l'ambito di analisi, modellazione delle strutture e gli aspetti collegati. Il colloquio si svolge il 5 luglio. L'assegno, come abbiamo detto precedentemente, ha una durata di 18 mesi, è organizzato in varie fasi, alcune delle quali prevedono la presenza in presso Planetech Italia, altre fasi invece prevedono lo svolgimento delle attività presso il Politecnico di Bari. Quindi attraverso questo percorso, a partire dall'inquadramento del tema, lo studio della problematica, catalogazione, analisi delle tipologie di dati, raccolta dei dati stessi, azione, quindi attività svolte direttamente presso l'azienda, quindi maneggiando direttamente i dati di cui stiamo parlando, applicazione sul campo, infine elaborazione e sviluppo del prototipo, poi finalizzeranno i 18 mesi di attività con il nostro obiettivo è quello di avere quindi questo prototipo di servizio per il monitoraggio, la valutazione continua dei ponti a scala territoriale con questo strumento innovativo, utilizzando dati che sono di tipo estremamente nuovo rispetto a quelli tradizionali utilizzati per le ispezioni sui ponti, ma che potranno essere di grandissimo aiuto in futuro, in prospettiva, per la gestione di questo grande e prezioso patrimonio che è quello dei ponti e delle infrastrutture esistenti sul nostro territorio. Bene. Allora, ringrazio la professoressa Uva di questa sua interlocuzione e quindi vi invito a partecipare e inviare i vostri curriculum, le vostre candidature a questo bando. È ovviamente aperto a tutti i ragazzi di tutta Italia, quindi inviate le candidature, saremo interessati ad analizzare il vostro curriculum e comunque buon bando di parte a tutti. Arrivederci e grazie. Grazie.